Sì. Siamo in diretta. Allora, bentornati su Radio Design. Oggi siamo con Walter Sbicca, docente di progettazione di architettura di interni. Benvenuto, Walter. Grazie, buongiorno. Allora, intanto iniziamo con spiegare chi è Walter. Chi è Walter? una domandona, lo so. Nato nel Pata. Sono un libero professionista, sono stato sempre un libero professionista, ho fatto tante cose, diverse cose, e poi a un certo punto ho pensato che potesse essere utile condividere tutto ciò con chi volesse intraprendere questo lavoro. Per cui diciamo che provo a trasmettere quello che io invece ho imparato, magari anche pagando le spalle. Certo. No? Ecco, e invece c'è qualche fortunato che può accelerare il suo percorso di formazione. Il suo percorso Pasiano Design. E può prendere questo, può apprendere tutto ciò senza dover pagare quello che invece ho pagato io. Certo. Dici un po', allora, il tuo corso è progettazione di architettura di interni. Spieghiamolo in modo semplice, di cosa si tratta. Allora, è molto vasto, no? Il concetto è vasto e può essere applicato ed eseguito in tanti modi. Io provo a fare questo, nel senso che ho i ragazzi del primo anno che approcciano proprio al progetto, per sì. Cui la mia idea il mio interesse, quello che vorrei, è quello di non tanto insegnare a disegnare, a fare il bel progetto carino, a venderlo via discorrendo, ma imparare a pensare. Certo. Perché poi è tutto lì che passa, no? Passa tutto quanto da lì. Per cui il motivo per cui una persona decide una determinata cosa e non un'altra. E visto che a tutto c'è un perché, non c'è niente per caso, quindi se un giorno intendono scegliere una sedia, una lampada o fare un muro in un determinato modo o mettere la cucina lì in quel posto, certo. In quel determinato posto, è perché c'è un motivo. Certo. O perché c'è un motivo o perché tutti gli altri sono stati esclusi. Ok. Diciamo che è un processo mentale, un modo di ragionare, cercare di tirarli fuori dalla scuola dell'obbligo che hanno fino a ieri. No. Che hanno fino a ieri frequentato, quindi c'era l'insegnante che certo. Dava sì, uscire da un metodo classico, esatto, e affrontare, esatto, diciamo, esatto, un approccio diverso, esatto, li porto un po' a studio, ecco, certo, li porto un po' a studio, li faccio concretamente anche il corso. Loro avranno a che fare, è abbastanza teorica una parte, è abbastanza pratica, ma rimane comunque molto teorica anche la seconda parte, certo. Nonostante hanno a che fare con un problema reale, concreto. Certo, certo. Tu ti occupi di uno specifico di cosa? Io personalmente? Sì. Io sono un architetto e quindi faccio il libero professionista e ho fatto nella mia vita molte attività commerciali, progettato, quindi interni di attività commerciali. Quindi il tuo commerciale? Beh, poi le case non se ne parla, le case ne ho fatte a centinaia, certo. A livelli stratosferici, però per esempio non nel mio sito, nella pagina personale, eccetera, non pubblico le case private. Certo, è normale, quello è, quindi solo quello. È una questione di privacy. Tutto è cambiato nel 95, quando ho progettato il Poco Loco, che la discoteca. La discoteca nel 95, sì. Ha cambiato un po' la notte in Italia, cioè, andavo in giro anche fuori, mi riconoscevano. Certo. In tal senso, quindi è cambiato un po' tutto da lì. Oggi sono direttore artistico di un'azienda che fa illuminazione, che si chiama Emporium, sì. Fa illuminazione, e quindi direttore artistico e anche designer, quindi ho diversi pezzi sul mercato. E quindi ti diletti anche nel design puro dell'oggetto, oltre che
Hai detto bene, diletti, sì, poi nonostante uno si diletta, per fortuna diventa lavoro e arrivano le royalty ed è piacevole. Infatti, questo diciamo agli studenti che può nascere sì, come sì, diletto, sì. Poi... No, un può... giorno gliel'ho fatto allora, gli ho fatto vedere quanto si può guadagnare da un oggetto che tu disegni. Interessante questa cosa, quanto si può guadagnare da un oggetto? Si può guadagnare tanto, cioè immaginiamo... Dipende dalla diffusione. Allora, diciamo che le persone nel mondo che guadagnano molto e sono ricche con il design non sono molte, saranno una decina che vivono molto bene e sono solo su quello, certo. Solo su quello, però se prendi la Louis Ghost di Carter disegnata da Stark e pensi che è la sedia più venduta al mondo, certo. E tu pensi che costa una cosa come 150 euro, se non me lo ricordo di preciso, uno prende il 3%, il 5%, beh, no, moltiplicalo per migliaia di pezzi. Ecco, quel giorno gliel'ho fatto. Allora, quanti negozi possono vendere, come può essere venduto, quant'è la percentuale di questo, eccetera, e comunque vengono fuori cifre interessanti. Beh, infatti, sì, è bello. Sì. Qual è stato il progetto a cui hai lavorato, di cui sei più orgoglioso, che ti è piaciuto di più nella tua vita professionale? Mia figlia. Questa è una bella domanda, questa è una bella risposta, effettivamente. È stata una grande progettazione. Sì, io l'ho detto l'altro giorno, sei come ti avrei progettato. Sei partito da un concept iniziale, ma... sì. Invece di cose più inanimate. Con cose più inanimate? Beh, allora sicuramente il poco logo è stato la partenza, no? Cioè sì. Per essersi trovati giovani di fronte a un progetto così grande, così importante. A che età l'hai progettato? Era il 94, supponiamo che sia 95, per fare i conti fatti bene, per cui io sono del 65, quanti anni sono passati? 30, avevo 30 anni. 30 anni, 29, fare progettare nel 28. Quanti metri quadri di... No, erano sui 700 metri quadrati. Ma non è tanto i metri, è che poi lì ho voluto proprio esagerare, per cui nel senso che lì è stato disegnato tutto, certo. Ma non solo disegnato, progettato, lì è stato individuato un concept, la cena in discoteca, per cui riportate le persone prima in discoteca, andate ad analizzare, perché c'è una cosa importante nel design che tanti non sanno, e tanti, la maggior parte di persone affrontano il design con il marketing, cioè quindi il marketing che fa? Il marketing studia le persone, no? Certo. La società. Quindi supponiamo che io chiedo adesso, esco qui a Perugia, esco e chiedo a 200 persone cosa vorrebbero la sera dopo cena, certo. A ragazzi che vanno dai 20 ai 40 anni, supponiamo. Sì. E loro che cosa mi danno? Una risposta. Ma loro ti possono dare una risposta solamente sulla base di cose che conoscono. Certo, sei tu che devi creare invece un bisogno, un'esigenza. Non sanno quello che... Cioè, quello... Non conoscono quello che non esiste. Certo. E invece questo è il design, che è diverso dal marketing. Il marketing studia questa cosa, per cui uno dà quello che vorrebbe una persona. Per cui allora abbiamo studiato anche questo aspetto, molto spontaneamente, perché non c'era lo studio di tutto ciò, eccetera. Abbiamo visto che la discoteca si stava allontanando, le persone cominciavano ad andare in discoteca alle 2, alle 3 di notte, e stava perdendo. Per cui certo. Anche il ballare non c'era una pista, ma faceva sì che la musica trascinasse, per cui c'erano delle pannellature fatte con delle tende per far sì che il locale si restringesse, non sembrasse mai vuoto. Certo. Vabbè, tutta una accortezza di design di interno. E poi abbiamo disegnato anche le sedie, ogni cosa, si conoscevo ogni oggetto che era, certo. Ogni vitel sapevo, che dalle maniglie delle porte, ecco, per la prima volta sono stati disegnati i bagni, sono stati concepiti non solo come un luogo dove si va a fare pipì, ma solo anche un luogo, quindi esteticamente con un gusto, uno studio, e hanno apprezzato, è un gran successo, sì. Diciamo che sotto certi aspetti mi ha tolto successo qualcosa, lì vedo. No, tutto ok. È stato copiato molto anche nel mondo proprio. Sì. Beh, molto interessante. Il nostro tempo è già finito. Quindi niente, allora grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie.
Grazie Walter e alla prossima intervista su Radio Design con i nostri prof. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, un attimo che chiudo qui.